Vittorio, grazie per questa intervista. Io inizio subito con le domande. E la prima è questa, Vittorio. Secondo te da cosa dipende l'orientamento sessuale? E se sapessi rispondere a questa domanda, penso che avrei vinto il premio Nobel. Io credo che nessuno sappia rispondere a questa domanda, ma sia giusto porsi questa domanda, perché è una domanda attraverso la quale entriamo in contatto con i nostri pensieri, i nostri giudizi e i nostri pregiudizi relativamente all'orientamento sessuale. Per tanto tempo si è cercato di rispondere a questa domanda: perché una persona è omosessuale, mentre mai si è cercato di rispondere alla domanda perché una persona è eterosessuale, immaginando che all'origine dell'orientamento omosessuale ci sia stato qualcosa che non è andato per il verso giusto. In questo modo anche quella che apparentemente è un sano tentativo scientifico di dare risposta a una domanda molto rilevante, nel contesto clinico a volte rischia di diventare una domanda che implica la ricerca del passo falso, la ricerca della madre sbagliata, la ricerca del padre distante, la ricerca del gene che ha condizionato lo sviluppo sessuale. In realtà io penso, e in questo modo non rispondo alla domanda, che l'orientamento sessuale, gli orientamenti sessuali, i tanti e diversi modi in cui un individuo può essere etero, omo, bisessuale, siano il risultato di volta in volta complesso di fattori temperamentali e quindi indubbiamente legati alla nostra genetica, alla nostra biologia, di fattori ambientali, quindi indubbiamente legati alle nostre esperienze, alla costruzione delle nostre rappresentazioni, alle nostre relazioni primarie e naturalmente di fattori sociali e culturali, perché l'omosessualità, le omosessualità sono sempre esistite, ma, direbbe Foucault, di volta in volta l'organizzazione politica, l'organizzazione culturale ne ha condizionato, ne ha plasmato la loro espressione. E quindi sostanzialmente direi che il miglior consiglio che si possa dare a un clinico in relazione a questa domanda è non domandare soprattutto perché, ma domandati come, qual è il modo attraverso cui una persona, con la sua storia, con le sue relazioni, la sua sessualità, la sua affettività, vive e esprime il proprio orientamento. Vittorio, di fronte ad un adolescente o comunque ad una persona che viene da te o comunque viene da noi nei nostri studi di psicoterapeuti e ci dice: io non so se sono eterosessuale o omosessuale, qual è secondo te una risposta terapeutica appropriata? Direi che la prima risposta è l'ascolto. È un ascolto naturalmente privo di pregiudizi. È un ascolto anche informato su quella che è la letteratura psicologica e la letteratura scientifica relativamente al quesito che porta il paziente. Io credo che, scendendo così più sul piano dell'utilità pratica, sia importante che chi riceve questa domanda la sappia collocare nella storia personale, clinica, nella riflessione, nella valutazione delle caratteristiche di personalità di questo paziente all'interno del suo sistema familiare e quindi non sia necessario rispondere frettolosamente tu sei questo o tu sei quell'altro, anche perché il clinico non lo sa. Può cercare di valutare se questo dubbio, questa incertezza sulla propria identità ha a che fare con incertezze più ampie relative al senso complessivo della propria identità, di cui naturalmente l'orientamento sessuale è una componente molto importante, oppure se è il risultato di una paura a prendere in qualche modo con se stessi una posizione relativamente all'orientamento omosessuale, quindi se ci sono per esempio elementi riconducibili all'interiorizzazione dello stigma. Direi che, come si diceva proprio oggi nel corso dell'incontro che abbiamo avuto, della discussione clinica e teorica che abbiamo avuto, il vecchio insegnamento di uno psicoanalista, Sergio Bordi, apprendere a stare nell'incertezza, sia un buon modo sia per il clinico sia per il paziente di stare in ascolto e stare in attesa di ricevere
narrazioni, comunicazioni, riflessioni, storie che ci aiutino a rispondere a questa domanda e fondamentalmente aiutino il paziente a trovare dentro di sé il senso della risposta. Un'ultima domanda, Vittorio. Quali sono gli strumenti pratici, se ci sono, con cui possiamo valutare nella pratica l'omofobia interiorizzata o sociale del paziente? Scusa, la rifai cortesemente, Pietro, senza dire ultima domanda, perché abbiamo anche la domanda sul network. Va bene. Solo se togli ultima domanda. Sì, va bene. Grazie. Quali sono gli strumenti pratici che possiamo usare per valutare l'omofobia del paziente che abbiamo di fronte? Dunque, questa domanda intreccia due ambiti che nella mia professione cerco sempre di tenere insieme, diciamo di dotarli di possibilità di reciproca illuminazione, che sono appunto la clinica, l'ascolto clinico, la casistica e la ricerca. Negli ultimi 20 anni c'è stata un'esplosione, anche negli ultimi 30 anni, c'è stata un'esplosione di strumenti di rilevazione di costrutti che vengono operazionalizzati ai fini della ricerca per poter anche avere, diciamo così, elementi quantitativi su cui riflettere qualitativamente. Nella fattispecie, e così diciamo mi riferisco anche un po' più da vicino al lavoro che faccio con i collaboratori della mia cattedra e con i collaboratori di altre cattedre alla Sapienza, quindi mi fa piacere nominare i colleghi Roberto Baiocco, Nicola Nardelli, Nicola Carone, Annalisa Tanzilli, Guido Giovanardi, cioè il gruppo, ne ho anche sicuramente dimenticato qualcuno, con cui lavoriamo sulle tematiche dell'identità di genere e l'orientamento sessuale. Abbiamo sviluppato uno strumento che si chiama misurazione dello stigma interiorizzato, che con tutti i limiti di una scala di rilevazione, attraverso degli item che sono degli spunti di riflessione, anche di osservazione clinica, cerchiamo di capire quanto un soggetto è in qualche modo abitato dall'interiorizzazione dello stigma e quindi diciamo è rilevante l'elemento dell'interiorizzazione dell'omofobia. E poi c'è una letteratura sconfinata che proviene soprattutto dalla psicologia sociale di strumenti come per esempio la Modern Homophobia Scale, per dire uno strumento che noi abbiamo usato e stiamo validando nella sua edizione italiana, che valutano le componenti cognitive, emotive, culturali che invece caratterizzano l'omofobia sociale. Mancava la domanda del network che ha citato prima. Le cose cambiano. Okay. Magari gli facciamo. Sì, ok. Quando vuoi. Ci hai accennato prima al network, le cose cambiano, e se ci puoi dire qualcosa di più, di cosa si tratta, come funziona. Negli ultimi anni naturalmente si sono sviluppati anche in Italia, diciamo, delle associazioni, delle iniziative che servono a riflettere e anche a intervenire socialmente nella formazione degli operatori, degli psicologi e in generale nel contesto sociale sulle tematiche legate agli orientamenti sessuali e all'identità di genere. In particolare mi fa piacere ricordare il progetto Le cose cambiano, che è un progetto che nasce in qualche modo ispirandosi a un'iniziativa americana che si chiama It Gets Better, è un sito dove inizialmente studenti, giovani, maschi, femmine, omosessuali, eterosessuali, bisessuali, transessuali hanno messo in condivisione attraverso, diciamo, lo strumento della narrazione online la propria esperienza, e si chiama It Gets Better perché da un'esperienza originariamente traumatica o di difficoltà di socializzazione a scuola con i genitori sono riusciti, diciamo, a dare un senso di sviluppo positivo alla propria identità
E questa iniziativa negli Stati Uniti ha avuto tantissimo successo e addirittura uno dei filmati è stato mandato anche dal presidente Obama, che all'interno dell'iniziativa It Gets Better ha raccontato come è difficile essere dei bambini di colore in un contesto che può avere pregiudizi razziali, ma naturalmente, essendo diventato poi il presidente degli Stati Uniti, ha mostrato che le cose migliorano. Noi abbiamo preferito scegliere una dizione un pochino meno diciamo forzatamente ottimistica. Abbiamo detto che le cose cambiano, nel senso che la riflessione, la socializzazione, la narrazione, ecco, è un progetto molto legato all'importanza di raccontare le proprie storie, che è un'importanza che noi psicoterapeuti e psicoanalisti conosciamo molto bene. Abbiamo detto, ecco, che questa condivisione di storie fa cambiare le nostre vite e quindi esiste un sito che si chiama www.lecosecambiano.org, dove raccogliamo informazioni e storie, e in particolare c'è anche un link relativo alla creazione di un network di centri, come può essere questo vostro sportello o altri, che si propongono come, diciamo, centri di ascolto, di consultazione e di intervento sulle situazioni problematiche, per esempio legate al bullismo omofobico o ad altre situazioni scolastiche difficili. E poi invece un'iniziativa più specifica che si è svolta a Roma, che si chiama Le cose cambiano a Roma, Le cose cambiano chiocciola Roma, che è fatto in collaborazione con Roma Capitale, con l'assessorato alla scuola, all'infanzia e ai giovani, con l'assessore Alessandra Cattoi, in cui sostanzialmente abbiamo costruito, ed è il secondo anno questo in cui proponiamo questo lavoro, degli interventi di sensibilizzazione e di riflessione nei contesti scolastici, quindi insegnanti, genitori, allievi, sui temi delle diversità, sui temi della costruzione della propria identità, della narrazione della propria identità e sui temi anche dell'intolleranza nei contesti sociali, quindi purtroppo anche nelle scuole.